Bene, per l'anatomia delle mod vediamo adesso una mod che si chiama Alphabet. Allora, questa mod l'ho trovata in giro, solo che non era completamente a posto, quindi ne ho fatto una versione su GitHub, a nome Salazar, ma in testa Alphabet. E questa è quella che ho preso da un sito, cioè da una megapack, e che mi è sembrata un pochino più onesta rispetto a quello che invece è presentato nel forum. Vedete, questo è il forum, questa è la mod che illustra un po' come usare le lettere, ma andando a scaricare il link che danno, non sono riuscito a installarlo in maniera soddisfacente. Questa mod, tra le altre cose, permette di illustrare concetti di crafting e in particolare, vedremo, insegna anche il codice Braille. Il codice Braille, credo che tutti sappiate più o meno cos'è, è un meccanismo con cui, componendo determinati spessori, insomma, determinati rugosità, pallini, si riesce a ottenere le varie lettere. In particolare, come vedete, ad esempio, la lettera A si ottiene con un pallino in alto, la B con due palline in alto verticali, la C con due palline in alto orizzontali e così via. Quindi questa può essere anche una cosa interessante per insegnare il codice Braille, tanto per dire, ma a noi serve più che altro per avere quello che io chiamo l'anatomia di una mod. Quindi questa mod in sintesi cosa vorrebbe fare? Vuole inserire una serie di lettere e numeri e poi vuole costruire anche un sistema con cui queste lettere possono essere confezionate, costruite a partire dalle materie prime. Vabbè, allora diciamo che entriamo in Mindtest, abilitiamo il nostro Alphabet e poi vedremo che conviene anche avere Unified Inventory che ci aiuta molto a lavorare con l'inventario. Quindi, avendo abilitate queste due mod, andiamo a giocare su Edu3D o sul vostro mondo in cui avete installato le mod. Perfetto. Allora, le mod, se facciamo I, vedete che grazie all'Unified Inventory abbiamo una visione molto più ampia di quello che è che sono i blocchi, i nodi, e qui possiamo anche ci chiedere Alphabet soltanto. E vedete che filtrando per Alphabet abbiamo soltanto i nodi che fanno parte di questa mod. Quindi vedete che sono solo due pagine e abbiamo praticamente lettere, numeri e alcuni caratterini speciali. Come si usa questa mod? Dunque si prendono, ad esempio, se noi vogliamo scrivere Edu3D, dobbiamo fare Shift E, la D, Ed, U, 3, e la D ce l'abbiamo, Edu3D, no? La A ce l'avevamo già presa prima, quindi avendo queste lettere possiamo andare e poi, allora, questa qui magari la buttiamo via, scriviamo E, D, U, 3 e poi prendiamo ancora la D. Ok, come vedete siamo in grado di scrivere queste cose. Ecco, questo lo scrive nel modo in cui lo volete, magari ci mettiamo un qualche cosa di un blocco sopra. Vabbè, per esempio, vabbè, un blocco qualunque, serve soltanto per coprire sopra, quindi ci mettiamo questi blocchi qua. Vedete che abbiamo fatto la nostra scrittura Edu3D. Quindi questa mod fondamentalmente vedete che ci permette di scrivere questa cosa qua. Ora, supponiamo di voler usare invece quello che è il crafting, cioè come facciamo a partire
costruire queste lettere. Allora, non l'abbiamo visto nelle nostre lezioni, ma negli appunti avevo scritto che c'è la possibilità di craftare. Allora, con l'Unified Inventory abbiamo anche, quindi qui facciamo alphabet e così vediamo le nostre lettere, abbiamo la possibilità di avere l'aiuto. Quindi quando abbiamo la crafting guide, che è questo punto interrogativo, possiamo selezionare una lettera A e qui ci dice come fare per costruirla. Quindi ci dice che abbiamo bisogno della terra e delle placche, delle assi di legno. Okay? Quindi se noi abbiamo a disposizione queste cose, dunque, no? Allora, facciamo su A. I, cioè nuovo A, quindi questo il dirt, quindi ci procuriamo il dirt, abbiamo questo, usciamo dalla modalità così, ci prendiamo il dirt, shift, e poi abbiamo detto che ci vuole ancora il legno, che è wood. Tipicamente può essere le plank, queste credo che dovrebbe essere sufficiente. Quindi se noi prendiamo una almeno una di dirt e almeno una di planks, così ecco, non ce la costruisce. Andiamo a vedere cos'è che abbiamo sbagliato. In realtà volevamo fare la lettera A, alphabet. La lettera A, questa, il dirt ce l'avevamo, questo qui, wooden planks. Ok, allora prendiamo il wooden planks, wooden, e abbiamo il wooden planks, shift questo, wooden planks, eccolo qua. Allora questo non andava bene. Ci mettiamo questo, vedete che abbiamo una bellissima, abbiamo fatto la A partendo da semplicemente dal dirt e dal legno, e quindi ci possiamo portare a casa la A. Vi ho detto che per fare la B bastava metterne una di sopra e una di sotto. Vedete che abbiamo la B in effetti. E per la C abbiamo detto che possiamo prenderla così e abbiamo la C. Abbiamo la C. In realtà, se questo blocco di legno lo mettiamo più in basso, abbiamo le lettere minuscole, quindi possiamo costruirci da zero la C, la B, e poi togliendo questo abbiamo la A minuscola. Quindi vedete che possiamo effettivamente. Potremmo anche costruire con i ragazzi, se fossimo in classe, un gioco non in creativa come abbiamo visto qua, ma in survival, in cui vengono dati tanti blocchi di dirt da scavare e dalle piante, quindi si può dire ai ragazzini di raccogliere il legno, di farlo in assi di legno e poi raccogliere la terra e poi con queste costruire le lettere. E a questo punto poi si va a fare, insomma, il nostro esercizio, cioè di scrittura. Qui loro potranno scriversi, per esempio, il loro nome. Perfetto. Ora, tutto questo in realtà l'ho fatto non tanto per farvi vedere la mod, che comunque è interessante in se stessa, ma per farvi vedere come è fatta la mod. Quindi per vedere come è fatta la mod andiamo semplicemente nel nostro dove abbiamo le mod e qui abbiamo alphabet. Oppure, quindi la possiamo vedere qua, oppure la possiamo vedere anche da GitHub, da dove l'abbiamo scaricata. Su GitHub abbiamo in questo caso Salazar maintest alphabet e vedete che i file da cui è composta sono essenzialmente init.lua dove c'è il codice. Poi ci sono una serie di failetti che descrivono un po' cosa fa. Qui adesso mi sono tenuto molto, molto semplice.
Dipendenze vuol dire se c'è bisogno di qualcosa di particolare, qualche altra mod per farla funzionare. Di solito si dice default per dire che non ha dipendenze. README si mette più o meno quello che fa, quindi questo qui è quello originale. Licenza NewGPL, quindi vuol dire che non può essere usata per scopi commerciali. CactusPL, quello che originalmente credo che l'abbia fatta. E qui ci sono una serie di cose che spiega appunto come costruirla. Ma andiamo, come dicevamo, proprio nella costruzione. Allora, partiamo dalle cose facili. La prima cosa più semplice è quella di avere le lettere. Come vedete, qui abbiamo lower A, lower B, quindi lower vuol dire minuscolo. Quindi se io clicco su questo, vedete che questo c'è l'immagine che è una A. Un punto PNG, vedete che è piccoletta, ed è quella che ci compare quando vogliamo farla A. Quindi la prima cosa da fare è di procacciarsi tutte le immagini corrispondenti ai simboli minuscoli, come in questo caso, i numeri da 0 a 9, i simboli, l'apostrofo, il backslash, due punti, la virgola, eccetera, qui tutto in inglese. Ci sono anche le lettere maiuscole, vedete questa è la J maiuscola, e basta, quindi questo diciamo è la primissima cosa. Ci procuriamo le texture, cioè le immagini, per ogni nostro componente. Poi in realtà la cosa fondamentale avviene dentro init.lua. Quindi dentro init.lua possiamo scrivere un programma scritto in Lua. Allora, il programma scritto in Lua, vedete che c'è scritto in questo programma una serie di righe che sono fondamentalmente descrittive, quindi ci dicono da dove viene questa mod, questa alphabet mod, viene da CactusPL. CactusPL è quello che l'aveva creato in origine. E quando è che l'ha fatta? Il 9 luglio 2012. Ci dice più o meno cosa contiene e qual è la licenza con cui può essere utilizzata. La GPL adesso è lunga da spiegare in questo momento, ma vuol dire che è di dominio pubblico, ma che non può essere usata per scopi commerciali. Quindi se voi la usate anche in un vostro progetto, dovete sempre dichiarare da dove l'avete presa, quindi chi l'ha fatta, dove l'avete presa, e tutto il codice che usa questa mod deve essere disponibile pubblicamente a tutti. Vabbè. Allora, vediamo un attimo quindi come è fatta la mod. Abbiamo visto negli esempi precedenti che la cosa fondamentale è registrare un nodo. Quindi quando noi facciamo questa funzione qua, register node, sostanzialmente stiamo creando un blocco che si chiamerà col nome della mod, quindi alphabet, due punti e un nome simbolico nostro. E poi ci mettiamo tiles, l'immagine che la rappresenta. Gli mettiamo un'immagine che lo rappresenterà nell'inventario, quindi in pratica l'immagine con questi tiles in realtà è l'immagine con cui viene creata dentro Mindtest quando viene rezzata, quindi praticamente tanto per intenderci è quello che viene messo qua sul proprio qua. Mentre invece l'immagine di inventario è quella che trovate qua. Oppure anche quella che vedete in fondo, cioè sostanzialmente quella che vedete qua sulla barra di azione, quella con cui possono posare le cose. Quindi anzi, qui nelle immagini dell'oggetto possono essere presenti anche più immagini, perché ci sono degli oggetti, dei cubi. Il cubo ha 6 facce e quindi volendo si può mettere un'immagine per ogni faccia del cubo e in questo caso sarebbero separate da una virgola. Noi adesso facciamo una cosa molto semplice, quindi vediamo che
che mettiamo una sola immagine. Quindi abbiamo un'immagine per indicare come deve essere visualizzata dentro il mondo, un'immagine che in questo caso è la stessa per dire come è visualizzata nell'inventario, e poi qui ci sono varie altre opzioni, che adesso non stiamo tanto a descriverle, ma indicano semplicemente che, allora, come deve essere illuminata, quindi light vuol dire che rimane luminosa anche al buio. Infatti, se mettiamo time 0, piena notte, beh, in realtà rimane molto scura, quindi non è correttissimo quello che ho detto, ma no, più che altro come viene ombreggiata in funzione di altre luci. Comunque tenetelo buono per questa cosa. Walkable true vuol dire se ci posso camminare. Quindi tipicamente walkable true vorrà dire che se noi adesso togliamo questo e proviamo a vedere se è vero che è walkable veramente, quindi andiamo, vedete che ci posso camminare. No, aspetta, forse devo arrivare qua. No, non è proprio tanto walkable. Ah, walkable forse intende che ci posso camminare sopra, quindi che ci posso camminare così. Ok, camminabile in questo senso. Comunque sono le caratteristiche del blocco. Climbable vuol dire, se true vuol dire che se per caso ci cammino addosso la scalo, quindi ci vado sopra. Node box è il modo in cui deve essere visualizzata la sua silhouette. Quindi questa sarà una silhouette node box che la vediamo quando la selezioniamo, vedete che viene visualizzato un cubo. Questo cubo è proprio il modo in cui viene visualizzato. Altre cose, allora i gruppi di cui fa parte, quindi questo vuol dire che si può rompere con la mano e che fa un certo rumore quando viene rotta, e questo dice quanto impiega per essere rotta, e questa è la descrizione. Questa descrizione, se non vado errato, è quella che compare quando ci finisco più o meno sopra. Non fa vedere tanto. Quindi diciamo che le cose fondamentali che ci interessano sono le immagini, fondamentalmente. Ecco, poi invece una cosa che non abbiamo visto tanto finora è il crafting. Il crafting indica come questa cosa debba essere craftata, cioè come si può fare per costruirla. Allora, qui dice che praticamente mettendo insieme con questa ricetta vedete che praticamente dice che ci va un default dirt, quindi un blocco di terra in alto a sinistra. Qui vedete una specie di matrice che ci dice tre blocchi e poi volendo ancora altri tre blocchi, e questo rappresenta la matrice che abbiamo qui nell'inventario. Tre blocchi, tre blocchi, tre blocchi. Quindi se noi mettiamo un blocco di dirt e un blocco di legno qua, vedete che otteniamo questo blocco in uscita. Torniamo un attimino qui e quindi abbiamo fatto il crafting, abbiamo definito un blocco che si chiama A minuscolo e poi gli abbiamo messo il modo di craftarlo, fatto in questo modo, che è il codice Braille. Se noi volessimo modificare questa cosa, possiamo anche farlo, nel senso che andiamo qui nell'alphabet. Nell'init.lua possiamo modificarlo, quindi andiamo, lo apriamo con un editor, WordPad, anche se è un po' scomodo, ma tutti ce l'hanno, ma possiamo andare e possiamo dirgli che invece di avere default dirt qua, vogliamo per costruirlo un default qualcos'altro. Per esempio, il default dirt magari lo vogliamo non in questa posizione qua. No, prendiamo un altro oggetto, un altro. Prendiamo per esempio questo qui, cos'è? Wooden hoe. No, prendiamo una cosa più semplice.
glass potremmo prendere. Se prendiamo il glass, questo qui è un default glass, e quindi magari diciamo che vogliamo costruirlo con il glass anziché con il sporco, no? Cioè con la terra. Quindi mettiamo default glass, ma gli mettiamo che il default glass deve essere messo qua. Default, due punti glass. Quindi se mettiamo il default glass lì, e poi magari facciamo una costruzione. Questa è una graffa. Default glass. Ok. Quindi salviamo questa, quindi facciamo Ctrl S e poi andiamo per renderla attiva, dobbiamo uscire e rigiocare e far ricaricare la mod. Ok, quindi se andiamo qua e clicchiamo a questo punto su A, mi sarei aspettato di vedere il... Ok, in realtà stava funzionando tutto, solo che l'alphabet, io l'avevo messo la ricetta per la minuscola, mentre invece la maiuscola, che è questa, quindi la A maiuscola, che è questa, si ottiene invece in un modo diverso, quindi la minuscola è, dunque facciamo questo, crafting guide, si otteneva sempre quella, mentre invece noi abbiamo lavorato con la minuscola, che vedete che ha a questo punto il vetro che gli abbiamo messo. Quindi per costruirla dobbiamo mettere semplicemente il vetro, uno qua e poi uno qua, e poi dobbiamo metterci il nostro wooden planks, quindi assi di legno qua, e vedete che abbiamo fatto la nostra A. Allora, giusto per essere diciamo creativi, proviamo adesso a creare un oggetto totalmente nuovo, sempre in questa alphabet, con una ricetta di creazione. Quindi facciamo Edu 3D, tanto per dire. In realtà sapete che potete fare in qualunque altro modo. Quindi prendiamo l'immagine di Edu 3D, questa, ce la salviamo, save link, save image as, e ce la mettiamo edu3d.png. Ok, questa immagine la prendiamo, edu3d.png, ce la copiamo, copy, e la mettiamo al posto andiamo nella nostra mod alphabet, quindi supponiamo di metterla qua, e quindi la copiamo qua, questa immagine. Insieme a tutte le altre immagini. Quindi era qua, quindi facciamo questa, la copiamo qua, copy, si chiama edu3d tutto maiuscolo.png, e andiamo a fare la nostra costruzione. E come facciamo? Prendiamo alphabet lint.lua, facciamo edit, ecco qui l'edit, io preferisco usare un editor tipo PSPad che è gratuito, e qui a questo punto posso aggiungere praticamente un blocco, e il blocco lo facciamo così, quindi facciamo copia, Ctrl C di questo blocco, gli diciamo che si chiamava alphabet edu 3D, e che la sua immagine è in realtà edu3d.png, edu3d.png, abbiamo fatto, questo possiamo lasciare quasi tutto a posto, edu3d qua, e poi possiamo mettergli il modo di craftarla. Diciamo che per craftarla, quindi per costruirla da zero, diciamo che alphabet
2, 3D. Ecco, qui non ho spiegato prima, ma se al posto di 1 gli mettiamo 2, diciamo quanti di questi oggetti vengono generati dalla ricetta. Quindi se noi qui gli diciamo alfa, dunque mettiamo le minuscole, quindi alfabeta, ok? Mettiamo alfabet e. E poi gli mettiamo, magari diciamo copia, colla, quindi alfabet D. E poi gli mettiamo alfabet U, qui gli mettiamo alfabet 3, qui gli mettiamo alfabet D, ok? E qui non gli mettiamo niente. Ecco, diciamo che se noi mettiamo le tre lettere Edu3D andiamo a costruire il nostro oggettino. Ok, quindi l'abbiamo messo così. Questo è quello che chiamiamo Edu3D. Ok, quindi abbiamo salvato dentro le mod, quindi se andiamo dentro il nostro Mindtest e rientriamo, se non abbiamo fatto errori scrivendo. Ok, allora abbiamo, vedete che c'è anche Edu3D, e se gli chiediamo come fare Edu3D, vedete che si fa con Edu3D. Quindi se vogliamo provare a farlo, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mettere Edu3D, poi togliamo questo, togliamo questo, Edu3D, non è fatta, cosa abbiamo sbagliato? Vediamo un po', ah, minuscole, le lettere sono minuscole, vale. Quindi dobbiamo prendere la E minuscola, quindi E, la D minuscola, D, prendiamo anche questa D, ok, minuscola minuscola, e la U anche minuscola, che è questa, e la andiamo a mettere qua. Ecco, vedete che Edu3D ci compone, ci costruisce un blocco, due blocchi Edu3D, quindi a questo punto possiamo prenderci questo blocco e con questo blocco possiamo finalmente metterlo e avere il nostro bellissimo blocco Edu3D. Quindi immaginate se noi fossimo adesso in una situazione in cui volessimo andare in modalità survival, dovremmo garantire ai nostri studenti di avere sufficienti, tipo in questo caso per fare la E, la D, dobbiamo avere del dirt, quindi dobbiamo lasciargli da parte un po' di dirt, quindi magari possiamo provare a farlo, quindi prendiamo dirt questo, lo mettiamo qui e poi abbiamo il wooden planks. Ecco, basandosi soltanto su questo, gli studenti dovrebbero essere in grado di, quindi magari gliene lasciamo un tot. Vabbè, il wood c'era già perché era quello per terra, quindi ce ne sono a bizzeffe di queste cose qua. Il dirt invece non c'era, o comunque, ecco, gliene lasciamo un tot di dirt. Okay, il necessario per costruirsi le lettere. Supponiamo di aver fatto così. Perfetto. Allora adesso torniamo al menu e qui togliamo la modalità creativa. Quindi
entrando nel mondo di Maintest in questa modalità. Ok, adesso c'è, in questo caso c'hanno ancora l'inventario, ma lo facciamo clear inv, ok, così non c'hanno più l'inventario. Allora a questo punto loro devono procacciarsi praticamente andandosi a far fuori, vedete che man mano che si fanno. È molto più difficile quando non si è in modalità creativa, e a quel punto lì lo studente magari impara a costruirsi il piccone, magari anche un piccone di legno. Ecco, vedete che ci sono 7 di legno, e vedete come le cose diventano improvvisamente più preziose. Ok, ne ho 10 e poi vado a prendermi. Ok, un po' di questo. 9, 10. Ok, giusto per farvi vedere. 10, ok? Allora a questo punto, avendo questo, sono nel mio inventario, voglio fare la E. La E, qui, vabbè, mi insegna che nel braille si fa così, la E, quindi devo prendere due terre e uno di questi, quindi prendo la terra, ok, e poi prendo questo, e ho la E, quindi la E ce l'ho. Poi per dire, se volessi fare la D, devo prendere 3 di terra, sempre lì, quindi andiamo. Mi ha detto questo, giusto? Quindi facciamo D, quindi abbiamo la D. La U, come si fa a fare la U? La facciamo di qua. La U si fa 3 di terra messi così, quindi andiamo a farla. Quindi 1 e abbiamo la U. Poi il 3, come facciamo a fare il 3? Il 3 lo facciamo con 2. Ah sì, mettendo il legno sotto. Quindi abbiamo legno sotto e poi questo e poi questo. Ah, ce ne va ancora uno. Se non vado errato, il 3. Ah no, 2 ne bastava, ok? Quindi 2, 1, 3. E poi abbiamo bisogno di un'altra D, che vedete che qui ci manca perché ci manca un po' di terra. E quindi andiamo a prendere ancora un po' di terra qua. Sembra che bastino 3. Quindi nell'inventario abbiamo di nuovo la D, che si otteneva con 3 di terra messe così. Quindi zaf, ma questo lo mettiamo qua e abbiamo la D. E soltanto a questo punto possiamo finalmente costruire E di U3 D, e abbiamo 2 di Edu3D. Quindi a questo punto vedete che in modalità survival diventa tutto molto più, un pochino più complicato, però è interessante perché bisogna raccogliere le risorse e poi metterle insieme con la griglia per poter ottenere il risultato. Quindi direi che questo è molto didattico. Chiaramente usando questo inventario fatto così diventa molto semplice. Se voi invece in qualche modo riuscite a fare in modo tale che non si usino le mod, quindi disabilitate la mod Unified, ecco. Poi quando andate a giocare senza quella mod tutta sofisticata, quando andate in E, e qui dovete sbizzarrirvi, nel senso che dovete capire come fare a fare la, vedete, la, perché
Quindi o si va a caso oppure si consultano un prontuario braille, capendo poi dove mettere le assi di legno. Vorrei dire che questo per anatomia elementare di una MOD è più che sufficiente, quindi vi lascio.